Salve a tutti ragazzi, ASR Cristiano per voi e benvenuti oggi a questo nuovo video. Prima di cominciare a parlare appunto dell'argomento del video, che è la partita avvenuta in data 5 gennaio 2014 tra Juventus e Roma, finita 3-0 in favore dei bianconeri, vorrei fare qualche piccola premessa, come appunto è mio solito prima appunto di cominciare i video. Ho detto appunto tipo 8 volte in 2 periodi, ma vabbè, comunque sia. E alcuni hanno chiesto il perché non fosse uscito ieri questo video, e la risposta è molto semplice. Ieri era 6 gennaio, quindi non ero a casa, ero da nonna e nonna fa tanto cibo, e il cibo di nonna è buono. Da che ne consegue che io mangio tanto cibo di nonna. Sono tornato ieri sera tardi, c'avevo sonno, poi oggi si ritornava a scuola, che bella notizia, per cui il video verrà caricato, cioè lo vedete caricato ora. Non so tra quanto verrà caricato, io lo sto registrando e sono le 5 e mezza, quindi non lo so, il tempo che ci mette va bene. Comunque sia, quest'oggi, come d'altronde qualche video a questa parte, non porterò una pagella della partita, per il motivo che praticamente sarebbe un 4 complessivo, cioè non ha senso secondo me. Anzi, vorrei dare invece una visione più globale di quella che è stato il match. Allora, c'è da dire innanzitutto di questa partita che è stata, a mio parere, ingiusta, perché la Roma, a mio parere, ha prodotto più gioco dello Juventus, mentre la Juventus con due tiri in porta e un calcio di rigore ha fatto 3 gol, che poi 3 gol usciti fuori da situazioni alquanto, non dico dubbie, ma da situazioni che non sono derivate dal dei meriti bianconeri, bensì dei meriti giallorossi, perché il primo gol, il gol di Vidal al 16° minuto, se non mi sbaglio, è stato un gol abbastanza strano. Vidal si ritrova da solo, De Santis si ritrovano a un metro e mezzo, e De Santis che copre il primo palo, Vidal tira sul primo palo e fa gol. Ovviamente De Santis poteva fare qualcosa di meglio, perché sul suo palo, a 1 metro di distanza dal giocatore che tira, lo stava coprendo appunto l'angolino sul primo palo, ma Vidal comunque è riuscito a insaccare. Vediamola come un grande gol di Vidal, vediamola come una situazione di De Santis, ma sta di fatto che la Juventus, dopo 16 minuti di intenso gioco giallorosso, arriva al gol, e questo demoralizza la squadra di Rudy Garcia, al che per i restanti 30 minuti del primo tempo riesce a produrre poco e nulla. In questo, tra l'altro, primo tempo c'è il giallo il giallo per Tevez e Chiellini. O era nel secondo tempo quello di Chiellini? Vabbè, comunque sia, nel corso della partita, diciamo, vi è stato questo giallo di Chiellini. Vorrei spiegare questo episodio perché mi servirà dopo per commentarne un altro. Chiellini che entra piedi a martello su Miralem Pjanic, e Miralem Pjanic, praticamente Miralem Pjanic, quasi su fondo campo, praticamente nella parte della Juventus, entra Giorgio Chiellini. Pjanic cade a terra, ovviamente la palla non è stata neanche minimamente sfiorata direttamente sulle gambe dell'avversario, non da dietro, però insomma, cioè, voi calcolate se questo è Pjanic che corre palla a piedi e Chiellini l'ha preso così. Quindi giallo, solo giallo per Giorgio Chiellini. Chiellini ha ammonito. Vabbè, poi Tevez mi pare ha mandato a fanculo l'arbitro e l'arbitro giustamente l'ha ammonito, ma a parte questo. E siamo sull'1-0, squadra negli spogliatoi, 46esimo minuto. Punizione in favore della Juventus, a defilata sulla destra o la sinistra, non me lo ricordo, sulla sinistra mi pare, battuta da Pirlo. Pirlo cross in mezzo, Chiellini
Indisturbato in sacca, Castan si è dimenticato la marcatura. E questo, diciamo, primo gravissimo errore di Castan. Juventus 2-0. Al che, dopo una partita in cui né Juve né Roma riescono a fare un granché, Roma però è arrivata a un punto, diciamo, verso il 60esimo. Spinge davvero tanto, sono attacchi in 8 giocatori nell'area della Juventus. Sfortunata la Roma, non riesce ad arrivare al gol. Al 70esimo minuto accade l'impensabile. De Rossi, intervento identico a quello di Chiellini nel primo tempo, entra sullo stesso Chiellini. De Rossi espulso. Al che, insomma, uno dice: che cazzo stai a dire? Cioè, se prima hai ammonito Chiellini, ora non mi puoi buttare fuori De Rossi. Di nuovo punizione favorevole per Pirlo, da qua praticamente fondo campo, è quasi un simil calcio d'angolo. Palla in mezzo e Castan, trattenuto da Llorente, non riesce a saltare e il suo unico modo per difendere la porta è deviare il pallone con le mani. Il calcio di rigore per la Juventus. E rosso diretto a Castan. Due giocatori espulsi nel giro di 2 minuti. Ma perché? Vediamo le ragioni. Allora, innanzitutto espulsione di De Rossi, che a mio avviso non c'era. Ora tutti i juventini verranno sotto a scrivermi: ah sì, Rosica, romano bastardo, cazzate del genere, tipiche del popolo torinese, che senza rubare non sanno vincere un cazzo. Ma quelli sono altri discorsi. Dicevamo, va quell'altro zingaro di merda di Mirko Vucinic sul calcio di rigore. Non ho niente contro gli zingari, però, per dire, quel pezzo di merda di Vucinic vuole battere il rigore ardentemente, toglie la palla praticamente a Pirlo, batte, fa gol ed esulta. Ma perché questo calcio di rigore? Perché Castagne è stato costretto a prendere la palla con le mani in quel modo? Punto primo, ovviamente, a parte la trattenuta di Llorente, che dal replay si evince nettamente il fatto che Llorente impedisca a Castan di saltare, o chi per lui, ora mi pare fosse Llorente, ma non ne sono così sicuro. Comunque sia, gli impedisce di saltare e Castan istintivamente devia il pallone con le mani. E questo, punto primo. Ovviamente Castan in quel momento ne stava marcando tre. Con un giocatore in più, quale era Daniele De Rossi, questo sicuramente non sarebbe accaduto perché c'era un uomo in più a marcare. E tutti sappiamo come De Rossi sia abbastanza abile nella fase difensiva e comunque soprattutto nei colpi di testa allontanando. Comunque è quasi un difensore aggiunto, lo si può definire. E questo appunto viene a mancare perché certamente non puoi mettere a far difensore Gervinho, no? Oh, giustamente, no? 3-0 della Juventus, partita grigia per il resto fino alla fine e tutti a casa. Ora, qual è stato il problema di questa partita? Perché Roma è arrivata a perdere per 3-0 quando fino a questo momento si era vista una Roma completamente diversa, una Roma che ha sempre attaccato, che non ha mai subito più di un gol a partita, una Roma che è sempre riuscita a infierire sugli avversari. Basti pensare che ora non so sinceramente se sia rimasto il primato di migliore difesa d'Europa dopo i 3 gol subiti, però prima della partita era ancora la miglior difesa d'Europa, è una squadra imbattuta finora in campionato. Quindi, insomma, il perché? Beh, diciamo che è venuta a mancare la prestazione dei migliori. Quelli che dovevano cambiare la partita non l'hanno fatto. Garcia ha schierato fin dal principio Dodò, la formazione De Santis, Benatia, Castan, Maicon, Dodò, De Rossi, Pjanic, De Rossi, Pjanic, Strootman, Totti, Jajic e Gervinho. Gervinho, la più brutta prestazione da quando è a Roma, una partita davvero scandalosa la sua, non ha mai praticamente toccato palla e quando lo faceva l'ha persa in modo rovinoso. La fiducia invece data da Adamjajic non è stata assolutamente ripagata, perché Adamjajic ha fatto una prestazione davvero orribile. Secondo me, credo, suppongo che dalla prossima partita Jajic non gioca più, perché Garcia secondo me a sto punto è veramente incazzato. Giustamente poi, Pjanic, che è stato costretto all'uscita anticipata per un infortunio al
al muscolo del polpaccio molto probabilmente, ma da quello che sto leggendo in questi giorni non dovrebbe essersi protratto l'infortunio, ma non lo so sinceramente, perché non lo so, quindi credo non si sia protratto l'infortunio. Comunque, Pjanic deve uscire e quindi diciamo un altro tassello importante viene a mancare. Un De Rossi che è stato espulso ingiustamente, a mio parere. Un Dodò ancora una volta scandaloso. E per il resto, insomma, ci hanno provato gli altri. Pure Maicon non è stato. Maicon forse è il migliore in campo della Roma, forse. È l'unico che davvero ha provato a fare la differenza, purtroppo non ci è riuscito. E quindi, insomma, una partita davvero brutta sotto tutti i punti di vista. Ma a mio parere, a questo punto, cioè, il discorso è da fare un altro, perché ci può pure stare che tu, è una giornata che tu vai lì alla Juventus Stadium, contro una formazione, una delle migliori d'Europa. La pressione psicologica, quello che vuoi, l'hai a perdere, ci può stare perché è normale. E a questo punto, cioè, ci sono due pensieri nell'ambiente giallorosso riguardo a questa rovinosa sconfitta. Il primo, che io fino a 4 partite fa condividevo in pieno: che cazzo vuoi di più? Siamo secondi dopo 2 anni di merda. E questo, secondo me, questo ragionamento poteva starci 4 partite fa, dopo 2 pareggi, perché comunque, dopo 2 pareggi, comunque tu eri ancora lì secondo, stai facendo un campionato straordinario. Però, dopo altri 2 pareggi consecutivi contro davvero delle squadre che sono delle pippe, mi è venuto a mancare questo pensiero, perché dopo che tu mi hai fatto un campionato di livello eccelso, come lo stava facendo la Roma, io mi aspetto da te che a Torino mi vai a vincere. Non mi fai questa prestazione oscena che poi è stata, insomma. E quindi è normale. E appunto, quindi poi si differenziano quelli che giustamente sono incazzati perché la Roma non è riuscita a fare nulla. Poi, secondo me, c'è da fare anche un altro discorso intorno a tutto ciò. Come ho già detto, è normale, si può andare a perderla, è possibile, errare è umano. Il problema è che in questa partita erano invertite le posizioni. Perché come abbiamo visto, questo campionato secondo me è falsato dagli errori arbitrali fino a questo punto, da quello che si è visto. Era la Roma che doveva avere 5 punti di vantaggio e la Juventus a inseguire. Doveva essere quello il punteggio giusto. E non venitemi a dire brutti stronzi juventini che non è vero, perché lo sapete meglio di me che contro il Torino, contro il Sassuolo ci hanno tolto partite, ci hanno tolto. E voi ve ne hanno regalate contro il Torino di nuovo, contro il Chievo, per fare un esempio. Capito? Quindi non venite a rompermi il cazzo, perché siete una tifoseria di merda. Voi la vostra squadra di merda che tifate, va bene? Quindi, cioè, a questo punto, se il campionato fosse andato come doveva andare, con gli arbitri che non hanno detto vabbè, facciamo vincere la Juventus, che la federazione italiana che non riesce a imporsi su una società di calcio, che comunque favoreggia ancora una società di calcio, a questo punto staremmo parlando di ben altre cose. Staremmo parlando di ci abbiamo ancora 2 punti di vantaggio. Purtroppo così non è, perché come abbiamo visto, in Italia funziona tutto alla cazzo di cane. E quindi siamo noi a dover subire, a stare meno 8 ingiustamente per il campionato finora svolto da una squadra e dall'altra squadra, calcolando errori arbitrali. Va bene? Questo, diciamo, è il mio punto di vista su quello che è successo in questa partita, che ripeto, si poteva perdere, ma era tutto quello che c'è dietro che è sbagliato. E ora io spero che nelle prossime partite la Roma riesca a continuare quello che sta facendo, che alla fine dell'anno si riesca ad arrivare in Champions, perché a questo punto si può dire ufficialmente che un sogno molto lontano di un tricolore a Roma è completamente svanito. A meno che di clamorosi colpi di scena, di clamorosi errori juventini, io direi che il campionato a questo punto è finito, perché non ci stanno davvero margini per recuperarla. Cioè, dovremmo andare a 2 giornate dalla fine a Roma. Cioè, è improponibile. Non è possibile pensare che ci possa essere un raggiungimento della Juve in prima posizione.
Non è mai detto, perché il calcio è imprevedibile. Basti ricordare il 2000 con la Lazio che a questo punto stava ben distante dalla vetta, quando alla fine però riuscì a vincere. Per fare un esempio, io il primo che mi viene in mente perché sono giovane, quindi è uno degli eventi che più ricordo. Insomma, basti pensare alla Roma con l'Inter, per esempio, quando stava con Spalletti, quanto stavamo dall'Inter, poi ci siamo finiti a 2 punti, ecco, quindi insomma il calcio è imprevedibile, ma io ormai sinceramente non credo più che si possa riagguantare la Juventus in classifica. E questa appunto era la mia idea, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso mettete mi piace, così tanto per dire, scrivetevi, boh. Già che c'è stata, commentate pure, mica io non vi obbliga nessuno. Anzi, vorrei sentire i commenti dei pezzi di merda juventini, che mi fa piacere leggere la gente che si incazza sotto i miei video, e capita spesso, no? Perché c'è la gente che non si sa perché guarda i miei video e si incazza, così. Vabbè, comunque detto questo, io vi saluto e vi ringrazio, forza Roma e abbasso Lazio.